Pronto? Buonasera signora, sono un ispettore di polizia, vorrei parlare con qualcuno dei genitori di Francesco Castaldo, per favore. Sono io, sono la mamma, che è successo? No, niente di grave signora, non si preoccupi, abbiamo fermato il Castaldo a bordo di questo doblò bianco in compagnia di... Madonna, ma Marescia, che paura! No, non vi preoccupate. Scusatemi, perché lui non c'è il padre, mi avete fatto un infarto. No. È un bravissimo ragazzo, non per offendere... Signora, è un ragazzo, si vede che è una persona per bene, un ragazzo per bene, e proprio per questo mi è sembrato strano che si trovavano nella situazione in cui li abbiamo trovati. Sarebbe? Signora, poi erano qua sopra al doppio senso, sapete, no? Qua ci si mettono le prostitute, si mettono nel parcheggio dell'ex Carrefour, e purtroppo vostro figlio con quest'altro ragazzo a bordo di questo doblò bianco che abbiamo dovuto tra l'altro sequestrare, perché poi la ragazza che stava con loro, insomma, è anche un extracomunitario senza permesso di soggiorno. Purtroppo si mettono in moto dei meccanismi di controllo. Sì, ma chiedo scusa, ma adesso che devo fare? Devo venire in caserma? Signora, noi dobbiamo trattenere i ragazzi per fare del... ma è il protocollo, non è che vogliamo trattenere loro... No, io vi dico la verità, per cortesia, quelle ragazze di diabete nefrotico, mi sembra strano perché non è di questo pane, mi sembra strano... Signora, vedete, ma si vede che il ragazzo è per bene, ma che cosa volete che vi dica? Qua si perde la testa. No, io vi ringrazio, ma maresciallo, sapete che cos'è? Soltanto che il ragazzo, il mio figlio, non è proprio di questo pane, forse sarà il ragazzo, io non voglio mettere in dubbio... Signora, stavano, allora vi spiego, all'interno del doblò erano tutti e due abbastanza spogliati con questo trans brasiliano, che è tra l'altro non ha il permesso di soggiorno. Perché i ragazzi in realtà sono maggiorenni, quindi io non voglio, possono fare quello che vogliono. Però il problema è che essendo questa persona senza permesso di soggiorno, si mettono in moto purtroppo dei meccanismi di controllo per i quali io sono costretto a portarli. Sì, ma però... chiedo scusa, mamma mio figlio, che cosa va incontro? Chiedo scusa, maresciallo. Signora, sanzioni amministrative per questo tipo di reato non ce ne sono. Si farà una causa per atti osceni in luogo pubblico e poi sarà il giudice a decidere. E per quello che riguarda poi questa persona, che è appunto un extracomunitario senza permesso di soggiorno, sarà il giudice a decidere. Io, che vuoi parlare con tua mamma? E te la passo al telefono. Signora, glielo passo un attimo. Sì, una, i ragazzi sono anche un po' spaventati, però io purtroppo devo fare il mio lavoro, signora. Però vi chiedo la cortesia, vedete se mi potete aiutare. Signora, non c'è il padre che aveva 5 mesi e mezzo. Signora, l'aiuto in tutti i modi, però può, proprio perché è un ragazzo per bene, non si può consentire di stare nudi, due di loro, con un trans sopra un doblò di giorno col sole in cielo. È una cosa che non si può consentire. Volete fare una cosa? Chiurito vin dan alberg. L'altra persona chi è? Chiedo scusa perché io non la conosco. Come si chiama l'altro? Attilio Pisco. Attilio Pisco. Non lo so, sarà un collega, un amico. Non lo so, vi dico una bugia, perché da poco che sta dando una mano a un ragazzo, perché è un ragazzo di 25 anni e non c'è il padre, ha bisogno di signora, lavorare. Non c'è il padre. C'è il padre. Che ci posso fare? Lo so. C'ha 5 mesi e mezzo, quando non c'aveva il padre, non è da adesso che non c'è, è da poco. Ve lo sto crescendo senza un padre. Sì, ve lo passo, signora. Va bene, la ringrazio. Parla con mamma, ti. Pronto? Francesco? Mamma? Francesco, vengo là, che ti rimango morto in terra. Sì, ma morto in terra, sull'anima di mia mamma. Chi è questa lota che sta vicino a te? Fammi capire. Ma un magno mio, ma ci fatto video, che ci fai? Ah, ti sei fatto prendere. Ma comunque mo ti faccio con l'ha preso. Ma che bel incontro, fammi capire. Ma che lo cacci, Sandro non ci sta manco per correre là. No, come sta combinando da me. Non abbassane, vuoi che tenghi, non abbassane, vuoi. Ragazzi, faccio ogni loco. Vuoi in coppa guai, vuoi in coppa guai. Pronto? Signora, pronto? Maresciallo. Allora, signora, noi li portiamo al comando dei carabinieri a Casoria. Ah, e facciamo delle indagini. Ma voi se vedete, mio figlio non ha precedenti, non ha niente, non è perché lo voglio dire. Senta, ma devo venire io in caserma, che devo fare? No, lei, signora, può anche decidere di non venire, io però avevo il dovere di avvisare un genitore, poi lei può decidere di fare quello. Va bene, fra quanto tempo voi state in caserma? Noi siamo in caserma tra una mezz'oretta. Un attimo, signora, che finisco di compilare il verbale. Cortesia, se me lo può fare, per carità, ve lo chiedo proprio, non lo so, umilmente... come un santo, se mi può aiutare, capite che io sono una persona per bene. Si sente anche il ragazzo. Anche se vuole nome e cognome mio, può vedere anche nel tabulato. No, sto facendo un attimo solo, ce l'hanno già dato. Allora, sto finendo di fare il verbale. Un attimo solo. Dunque, il Castaldo Francesco, in compagnia del Pisco Attilio,
venivano trovati quasi completamente nudi a bordo del... Ma non mi puoi aiutare, per cortesia. Un attimo solo, a bordo del doblò bianco viene fatta comunicazione all'Afonso Assunta di lui madre. Conferma? Sì, sono la madre, sì. Di lui madre. Il Castaldo e il Pisco si intrattenevano con un transessuale di colore brasiliano. Senta, ma io non lo so, io vi posso dare i miei connotati, però... Ma adesso lei... un attimo, sto facendo il verbale, signor. Nella posizione a 20 unghie... Che posizione? Nella posizione a 20 unghie con Badu Badu, detta Happy Meal. La quale, essendo priva di permesso di soggiorno, ha ufficialmente dichiarato, quando sono stati fermati, tu prego, non ci fate fare le figure de merci, nel parcheggio del McDonald's. Ecco qua. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Signora, le arriverà il verbale a casa e... E questo è. Sì, ma adesso, maresciallo, chiedo scusa. Mi dica, signora, sono ignorante della materia. Ma adesso, signora, lei è così succede? Per me. Ma signora, in realtà succede niente, che il ragazzo è barzotto, deve essere sterilizzato, signora. È ancora un po' barzotto. Veramente entrambi sono barzottini, signora. Ma vuole non parlare... capisco proprio, mi deve credere, signora, non ne capisco, sono proprio terrorizzata. Sono a mezza cottura. Signora, vuole che le passi il trans e magari vediamo... No, di per carità, signora, mi stia a sentire, facciamo ritirare la denuncia. Lo convinca lei che da madre, voce di madre, perché io non posso nella posizione l'ho in capito, cui mi trovo. L'ho capito. Un attimo, senta, allora me lo passi vieni un qua, attimo Badu. Per favore. Happy Meal, avvicina un attimo. Badu Badu, vieni qua. Ho telefono, avvicina un attimo. Happy Meal, vada la signora. Pronto, signora. Senti, fammi la cortesia, ti ritira la denuncia. Tesoro, ma non mi vogliono pagare, amore. Amici d'amore, senti, venite tutti dentro di me, ce l'ho detto. Ci saliamo sopra questo blog, ci divertiamo, facciamo tre anni. Ma quella ha un trassaggio, tua figlia, ha cacciato una sferza di questa maniera fuori. Io ci ho detto, ma dove lo vuoi mettere questo costo? Non ti capisco. No, io parlo un poco brasiliano, cioè non parlo proprio bene italiano. Ti posso chiedere la cortesia? Pensi che il ragazzo brunetto non c'è il padre, sono 25 anni che non c'è il padre. 25 euro mi doveva dare, non me lo vuole dare e 25. Te le do io, ritiri la denuncia. Ritiro sono denuncia. La mamma, te le do io, ti giuro sui figli. Non ti preoccupi, tesoro, se tu dai 25, io ritiro tutto, ci prendiamo un caffè, senti, vengo a casa stasera, dici tesoro. Ascoltami un attimo, mi ascolti un attimo. Sì, dici. Allora, tu dove stai? Tu dove stai? In che senso dove stai? Allora, dove abiti? Allora, se tu mi aspetti, sì, io vengo, ti do le 25 euro, però mi fa il piacere di tirare la denuncia. Tesoro, tu vieni, io e tuo figlio già siamo venuti. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci. Ci sei cascato, osce. Assunta, buonasera, era uno scherzo di tuo figlio, benvenuta su Radio Marte. Pronto? Sì? Sì, signora. Lei chi è? È Fabio Brescia, signora, Radio Marte, era uno scherzo di suo figlio Francesco.